Il 22 ottobre la Lombardia e il Veneto andranno al voto su un referendum cosiddetto consultivo sul cosiddetto residuo fiscale, cioè le due regioni governate dalla Lega Nord chiederanno ai loro cittadini di trattenere sostanzialmente i soldi laddove sono prodotti. Questa è la sostanza di questo referendum. E allora, se andiamo a vedere i numeri e le cifre, qualora davvero dovesse attuarsi questa norma, alla fine in Lombardia rimarrebbero 52,1 miliardi che quindi la regione potrebbe, come dire, spendere direttamente sul proprio territorio, e 15,4 miliardi in Veneto. In Emilia Romagna sarebbero 18,8 miliardi se invece, col saldo positivo ovviamente, se invece andiamo al sud Italia, beh, come vedete la situazione cambia completamente. In Campania meno 5,7 miliardi, in Sicilia addirittura meno 10,6 miliardi, in Calabria meno 5,8 miliardi. Allora, questo referendum diventa... Ah, ne abbiamo anche un altro, sì, che riguarda quanto perde il cittadino che completa questa carrellata. Un cittadino della Lombardia perde 5.000 euro annui, oggi, un cittadino dell'Emilia Romagna ne perde 4.000 all'anno, un cittadino del Veneto ne perde 3.000. Zanetti, sentiamo... mi aiuti lei, professore? No, professore no, però Zanetti. Dottore. Ma guardi, il ragionamento sul residuo fiscale è sbagliato farlo in questi termini, a meno che non si voglia entrare in un'ottica nemmeno di federalismo, ma appunto di autonomia piena. Facciamo 20 repubbliche indipendenti, alcune andranno in bancarotta, altre invece indubbiamente avranno dei vantaggi nell'immediato, poi nel lungo periodo credo che sia complesso pensare davvero che si possa avere un vantaggio dalla disgregazione dell'Italia come paese. Però il tema è che non si deve ragionare direttamente sull'aspetto del residuo fiscale. Un ragionamento serio che in passato una Lega francamente più seria di quella di oggi anche aveva provato a fare, era quello legato semmai al fatto che non è giusto che ci siano regioni che hanno minore capacità fiscale, che non è una colpa in sé, ma che poi si permettono addirittura un livello di spesa superiore a quello delle regioni con una capacità fiscale maggiore che gli fanno dei trasferimenti nell'ambito della solidarietà nazionale. È sul lato della spesa che va fatto il federalismo, non sul lato del residuo fiscale, io mi tengo il mio, gli altri vadano a quel paese, se vogliamo mantenere un minimo di unità nazionale, mentre sul lato della spesa si coniuga la doverosa solidarietà, però con la doverosa responsabilità di chi riceve quei fondi e quindi non può permettersi di spendere addirittura di più di quelli che glieli danno.